tempo di incassare dalla regione la parziale rivincita relativamente all'aumento dal 2 di gennaio dei treni che passeranno da 20 a 26 in partenza dalla stazione di Minturno Scauri senza interscambio presso lo scalo di Formia, che i pendolari dello scalo ferroviario più meridionale del Lazio tracciano ora un bilancio su quello che è stato l'ultimo mese dall'11 dicembre, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo regime orario di Trenitalia. E a dichiararlo nero su bianco è niente meno che uno stimato psichiatra, il dottor Giuseppe Ionda dell'associazione ITER Ollus di Minturno, secondo il quale il cambiamento degli orari dei treni a Minturno ha minato la salute psicologica di stessi pendolari, provocando loro un aumento del disagio, dello stress e della conseguente ansia, che come vissuto psichico, si legge in una relazione tecnica chiesta dalla Confconsumatore di Latina, può tradursi in fenomeni somatici, non solo a livello ideativo ed emotivo, ma del corpo, come mal di testa, dell'apparato digerente e del cuore. Il dottor Ionda sottolinea la negativa considerazione legata alla ripetizione dello stimolo stressante. La cronaca delle ultime 2 settimane ha mostrato disagi notevoli sulla tratta Roma-Formia-Minturno, con ritardi e sovraffollamenti. Si tratta di un ulteriore carico di stress, aggiunge, per persone che già lo subiscono ampiamente. Si può presumere che vi sia stato un incremento di disturbi d'ansia, di panico, di cefalee, di disturbi gastrointestinali come gastriti e coliti, del sonno e dell'umore. Insomma, l'entrata in vigore 20 giorni fa del nuovo orario invernale di Trenitalia ha provocato, denuncia lo psichiatra, un peggioramento della qualità della vita per migliaia di pendolari dell'estremo lembo sud della provincia di Latina, un sicuro aumento dell'incidenza di disturbi che necessitano ora di un trattamento farmacologico e un costo sociale, quello derivante dall'aumento delle assenze dal posto di lavoro. A queste anomalie la Regione Lazio, ma anche Trenitalia e RFI, purtroppo non possono porre rimedio, almeno sino a prova contraria.